Cioè io sono uscito dall'università, ho fatto giorni a ricevere mail e mail di offerte di lavoro. Proprio tantissime. Okay. Cioè io mi sono trovato a non rispondere alle mail di offerte di lavoro. Tu secondo me da ingegnere potresti guadagnare molto di più, probabilmente. Sì, sì. Perché e quanto conta secondo te il fatto che ti piaccia un lavoro rispetto a quanto vai a guadagnare? Se ti proponessero 4K al mese da ingegnere, cambieresti? Ti faccio questo esempio. Mi hanno proposto 4K e mezzo al mese, ok? Per fare più o meno lo stesso lavoro che faccio io adesso, sì, ma in Svizzera. Ok. Io ho detto di no, semplicemente perché... Quindi si può magari fare un tirocinio in una cosa totalmente diversa o tu sei stato un'eccezione? Allora... Tu dici ho studiato 40 anni, ho studiato 20 anni della mia vita, sì, sì, per arrivare in un posto di lavoro che mi fa schifo, per magari dover litigare con la moglie su chi paga il gelato al figlio, nel senso sono... L'università non mi dava più soddisfazioni, ero fermo da un po' con gli esami, mi mancavano sempre gli stessi esami che non riuscivo a passare. Mi sono trovato a dover gestire un progetto di SEO in azienda. Okay. Come fai a gestire un progetto di SEO se tu il SEO non lo conosci? Non puoi. Non lo Quindi fai. Mi sono dovuto rimetterla a studiare. Però perché hanno scelto te? Perché giustamente fai il lavoro che c'entra con il marketing senza esserti laureato in marketing. Oggi ragazzi siamo con Alessandro Cerchiaro ed faremo una mezza intervista dove cercherò di fargli delle domande perché sinceramente mentre ero su YouTube ho trovato un suo video e sono andato a vedere tutto il canale ed è una storia pazzesca perché è partito studiando ingegneria. Vabbè, partito studiando ingegneria gestionale. Dopo un percorso di ingegneria gestionale, in realtà nel mentre si è appassionato al marketing, nel mentre lavorava, poi è andato a lavorare in marketing facendo una tesi sul marketing. Proprio un mix è venuto fuori assurdo, perché la maggior parte della gente si appassiona di una cosa, poi subito dopo si appassiona di un'altra e va ad cambiare facoltà, lascia l'università, magari lascia il lavoro. E tu mi hai colpito proprio per questo, perché hai visto che ti interessava il marketing, nonostante ciò hai finito il tuo percorso per poi comunque andare a fare un lavoro in marketing. Poi adesso ho fatto un'infarinatura generale che probabilmente è venuta anche male, però adesso Alessandro ci racconterà la sua storia. Alessandro, presentati. Allora, intanto ciao a tutti, grazie per avermi invitato su questo canale. Allora, vi presento. Intanto, come ha detto lui, mi chiamo Alessandro, ho 27 anni, giustamente come mi ha descritto lui sono un ingegnere gestionale. Sono un ingegnere gestionale che però, come si può dire, odia essere ingegnere, mettiamola così. Sono un ingegnere creativo. Quindi col tempo cosa ho fatto? Mi sono reso conto che ingegneria non fosse la mia strada, che quel percorso non facesse per me e quindi mi sono buttato poco per volta, anche diciamo trascinato dalle mie passioni, su un altro campo totalmente diverso, ovvero nel marketing. E attualmente appunto lavoro in questo campo da circa 3 anni e sono convinto di aver fatto la scelta giusta, perché onestamente come ingegnere sarei durato pochissimo, sono sincero. Infatti, come dicevo, la cosa che più mi ha colpito è il fatto che nonostante tu sia comunque appassionato di marketing hai deciso di continuare questa tua laurea in ingegneria, che tu hai detto sarei durato poco, però perché continuare? Allora, diciamo che già io di mio non sono uno che si arrende, ok? Quindi sì, se inizio un percorso voglio portarlo a termine. Okay. Non mi è mai successo di iniziare un percorso e non finirlo. Tendenzialmente li ho sempre finiti tutti. E quindi diciamo che appunto essendo già di mio così. Poi se a questo ci aggiungiamo che comunque l'idea di marketing, di continuare il mio percorso poi nel marketing, comunque non mi è venuta subito, ma mi è arrivata più o meno al secondo anno, metà del secondo anno. Quindi avevo già alle spalle 1 anno e mezzo di esami quasi tutti passati. Sì. Ovviamente anche questo qua ha inciso sulla scelta di continuare. E poi ovviamente volevo portare avanti questo percorso perché sapevo che mi avrebbe aperto delle porte, perché detto sinceramente ingegneria gestionale comunque è una facoltà che è molto richiesta, tantissimo, e quindi sapevo che comunque mi avrebbe introdotto anche in aziende in cui magari non sarei mai potuto arrivare. Quindi questi principalmente sono i motivi. Poi detto sinceramente, appunto come ti dicevo, io non sono una persona che si arrende e il motivo principale era più che altro il mio motivo personale. Non volevo risultare un perdente tra virgolette, ok?
volevo comunque vincere questa sfida, mettila così. No, la capisco questa sensazione, perché è quella sensazione del, anche per il giudizio degli altri, ma anche il giudizio di te stesso. Bravissimo, perché quello. Spesso tu comunque fai, inizi e sei carico, a un certo punto incontri per forza degli ostacoli. Il fatto di mollare ti butta giù non solo sotto quell'aspetto, perché magari non prendi la laurea, ma ti butta giù anche sotto l'aspetto mentale. Dici, io ho iniziato un percorso e non sono riuscito a finirlo, magari non sono capace, magari non sono costante, magari non sono del livello giusto per poter finire un percorso del genere. Però la domanda che ti voglio fare è, quando hai avuto, comunque hai ottenuto la triennale, perché non hai pensato di fare una magistrale in marketing? Sincero? Perché io e lo studio siamo due cose separate. A me, onestamente, studiare non piace. Sì. Io a scuola sono sempre andato male. Cioè, ho iniziato ad andare male in prima superiore. Sì. E ho continuato così fino alla fine. Quindi sapevo che continuare un percorso di studi non mi avrebbe portato a nulla, se non a perdere altri anni. E quindi io volevo uscire prima possibile. Prima cosa, primo motivo. Secondo motivo, volevo mettere in pratica quello che già sapevo fare. Anche perché poi io nel frattempo già lavoravo con i miei genitori, quindi già lavoravo da anni. E altra cosa, perché comunque nel frattempo avevo già trovato un altro lavoro. Quindi okay. Io già durante la triennale, alla fine, sì. Quando poi ho fatto il mio progetto di tesi, ero già stato inserito in un'azienda. Quindi avevo già questa posizione. Che è il tuo lavoro attuale? È il mio lavoro attuale, che poi si è evoluto. E quindi non volevo un'altra strada. Sapevo che quella sarebbe stata la mia strada. Ok, prova a spiegare adesso il tuo lavoro attuale, più o meno in cosa consiste, come funziona. Ormai hai già detto come ci sei arrivato. Però perché hanno scelto te? Perché giustamente fai il lavoro che c'entra con il marketing senza esserti laureato in marketing, che è una cosa assurda. C'è gente che studia per poi un ingegnere gestionale gli ruba il posto. Tra virgolette, come, perché? Allora ti spiego. Quando ero appunto in università, sì. Dovevo fare questo progetto di tesi abbinato appunto ad un tirocinio. E quindi cosa ho fatto? Sono andato all'ufficio placement dell'università richiedendo proprio di mia spontanea volontà un tirocinio in marketing, e non volevano darmelo. Ovviamente, essendo studente di ingegneria, non potevano darmi un tirocinio. Sì. Di ingegneria. Alla fine, a tutti i costi, ci ho provato. Mi hanno detto: guarda, c'è questa opportunità, prova, tanto non ti prenderanno mai. Okay. Sono andato, ho fatto questo colloquio. La prima cosa che mi hanno detto al colloquio è: ma lo sa che lei non ha il curriculum per entrare qua dentro? Io ho detto sì. Quindi ho detto sì, so che non ho il curriculum, però tanto che sono qua, ci provo. E lì per lì, ti dico la verità, io ho detto le peggio cose di me. Cioè, ho detto proprio, ho tirato fuori tutto. Ho detto cose che non avrei mai dovuto dire ad un colloquio. Ma di Will Smith con La ricerca della felicità, che si presenta tutto messo male, racconta. Peggio, ok? Peggio. E alla fine quello che ha fatto la differenza, sì. Era proprio la voglia di arrivare a quel ruolo, in quel posto, capito? Poi fai conto che quando sono uscito da quell'azienda, io già sapevo di voler entrare in quell'azienda. Infatti subito i miei, o anche l'ufficio placement dell'università, subito sì. Mi hanno chiamato, mi hanno detto: mi raccomando, fai altri colloqui, perché qua è difficile che ti prendano. Io ho detto sì sì, non vi preoccupate, ne sto già facendo altri. Io in realtà non ho mai fatto altri colloqui. Io sono andato diretto là. Anche perché sono convinto che se tu hai un piano B è perché non credi abbastanza nel piano A. Sono d'accordo. Quindi io sapevo di voler entrare là dentro. Alla fine ci sono entrato come stagista, ovviamente, perché non è che entri come chissà che livello. Giustamente, giustamente. Sono entrato come stagista, ho fatto i miei stage e poi appunto diciamo che ho fatto la mia scalinata in quell'azienda. E attualmente appunto mi occupo di tutto quello che riguarda il marketing, la comunicazione dell'azienda, la mia appunto una software house, quindi mi occupo principalmente dei social, del sito, di organizzare fiere, eventi, editoriali, quindi il mio lavoro consiste in questo principalmente. Hai parlato di tirocinio in generale e secondo me è una cosa molto importante, visto che io sul canale tratto di università, è come ci si arriva al tirocinio. Una volta che si è al secondo anno, sì. Per chiedere un tirocinio, uno può andare a lavorare dove gli pare. Tu hai detto che ti hanno accettato nonostante tu facessi gestionale. Quindi si può magari fare un tirocinio in una cosa totalmente diversa, o tu sei stato un'eccezione? Allora, tieni conto che ci sono diverse tipologie di tirocinio. Okay. Tendenzialmente in università il tirocinio che fai è legato appunto al tuo argomento di tesi. Sì. Quindi tu vai a creare una tesi sul tirocinio che vai a fare. Quindi tendenzialmente il tirocinio deve essere per forza legato al tuo percorso universitario, per forza. Il mio è stato un caso un po' particolare, sì. Perché appunto il mio era un tirocinio unicamente per economia, quindi infatti. Nel portale della mia università era
solamente per quelli, i ragazzi di economia. Io ho cercato appunto di trasformarli in qualche modo. Vabbè, dai, ci sta, è bello della diretta. Dicevi, tu hai cercato? Io ho cercato di trasformarlo un pochino per adattarlo al, appunto, al mio percorso di laurea, e alla fine comunque me l'hanno fatto passare, perché alla fine in ingegneria gestionale tu hai una, comunque un esame di marketing, che tra l'altro è marketing B2B, e quindi l'ho adattato in questo modo, ho fatto passare appunto il tutto come se fosse stata una tesi sul lancio di un nuovo prodotto in una software house, quindi in un mercato B2B, e in qualche bene. Modo mi sono adattato. E invece prima la domanda che mi ero quasi dimenticato, era che tu hai detto io avevo un piano A, e se tu hai un piano B vuol dire che non credi abbastanza nel piano A. Sì. La mia domanda però è, io ad esempio faccio fatica ad avere un solo piano. Ok. Perché se io ad esempio ti dicessi il mio piano A è YouTube, mm-hmm. io non posso passare tutti i giorni a fare lo YouTuber fino a che YouTube non è al 100% certo. un'entrata economica che mi permette di farlo. O comunque fino a che sono sicuro quasi al 100% che lo sarà tra 6 mesi, un anno, due. Mm-hmm. Perché io ad esempio parlo, faccio università, faccio YouTube, faccio il fattorino, faccio più cose. Perché? Perché in questo modo, metti caso, mi licenziano come fattorino, continuo a fare l'università, ho la mia laurea. Vado male come YouTuber, ho la mia laurea. Vado male all'università, ho fatto le mie esperienze nel mondo dell'online, dropshipping e tutte le varie cose. Perché ho sempre il culo coperto. Mm-hmm. Il fatto di avere un piano A e basta, non è troppo rischioso? Allora, avere solamente un piano A non vuol dire non aprire più porte. Okay. Attenzione. Avere solamente un piano A e non un piano B vuol dire che tu hai un obiettivo e vuoi raggiungere quell'obiettivo. Quindi fai tutto per raggiungere quell'obiettivo, senza pensare a, ma se poi va male, cosa faccio? Quindi tu vuoi raggiungere quello, basta, fai di tutto per raggiungere quell'obiettivo. Poi nel frattempo ti apri altre porte, ma senza pensare appunto... Però ci pensi in qualche modo, nel senso, aprendoti altre porte ci devi pensare se va male. Non per forza. E se va male però, nel senso, la possibilità che vada male c'è, qualsiasi cosa. Ti troverai un altro piano A. In quel momento là però, in quel frangente in cui tu stai cercando il nuovo piano A, è un problema. E metti caso, sei indipendente, hai il tuo affitto, hai i tuoi costi fissi mensili, certo. hai un problema. No, è un casino. Tieni conto di una cosa. Noi stiamo comunque estremizzando un concetto, no? Sì, ovvio. Sì, sì. È giusto quello che dici tu, è giustissimo. Parlando con una persona che non è troppo normale, ok? Cioè, te lo assicuro. Quindi quello che dici tu è giustissimo. Quello che ti voglio dire io, appunto, con questo discorso del piano A, è semplicemente legato alla motivazione, capito? Sì. Metterci il 99% dell'energia, magari con l'1%, però c'è il culo coperto, tra virgolette, per un futuro, tu dici. Anche perché giustamente tu mi hai parlato di culo coperto. Sì. Ci sta il ragionamento, fila, sì. È giustissimo. Ma se ci pensi, culo coperto non ce l'hai mai al 100%, no? Quello ovvio, quello capito? È ovvio. Però metti caso, sei una persona che investe in borsa, sei una persona che fa YouTube, sei una persona che ha, non so, 10, 15, 20 contratti avviati con aziende. Metti caso, va male un cliente, due clienti, 10 clienti, perdi tutto, hai il tuo canale, hai i tuoi investimenti, perdi gli investimenti, hai il tuo canale. Comunque diversificare è quella cosa, certo, che giustissimo. Porta poi a quella sicurezza anche mentale, giustissimo. Che molta gente non ha, infatti impazzisce. No, giustissimo, assolutamente. Punto, diversificare va benissimo. Ti faccio questo esempio però. Io in quel caso, ad esempio, potevo anche permettermi di avere un piano A, perché nel caso fosse andato male, pazienza, Massimo cercava un altro posto. Okay. Quindi potevo anche permettere, un discorso che poteva funzionare in quel momento. Sì, sì, contestualizzato ha senso. Anche quello c'è da dire. Poi a livello motivazionale, secondo me è una cosa che per me, per quanto mi riguarda, attenzione, io parlo ovviamente per me funziona sempre, perché mi rendo conto che nel momento in cui inizio a farmi i primi pensieri negativi, inizio già a investire meno energia in quel progetto e di conseguenza il mio rendimento cala. Quindi per quanto mi riguarda, proprio per come sono fatto io, devo avere solamente quello obiettivo là. Poi, ovvio, nel frattempo, come tutte le persone che ragionano un attimino, mi faccio altri i miei piani, sì, ad esempio io appunto ho il mio lavoro, ho YouTube, ho altri progetti che nel frattempo cerco di portare avanti, mi faccio i miei investimenti del cacchio, capito? Sì. Però comunque in testa ho i miei obiettivi. Okay. No? E voglio raggiungere quell'obiettivo là. Hai citato YouTube. YouTube sì. Per adesso cos'è? Un piano B? Okay. Un qualcosa, un hobby? O sta forse diventando un piano A? Cos'è per te YouTube? YouTube è un bellissimo hobby. Ok. È la mia valvola di sfogo. Ok. È stata la mia salvezza. Sotto che aspetto?
sotto tantissimi punti di vista. Ad esempio? Io ho iniziato a fare YouTube in realtà tanti anni fa. Poi seriamente sul mio canale ho iniziato 4 anni fa più o meno. Ho iniziato perché ero depresso, stavo malissimo. Grave. Quindi mi aveva piantato la mia ragazza. Sì. Stavo di merda, ero uno schifo. Facciamo gli youtuber. No, sai cosa ho fatto? Io ho detto, cacchio, devo uscirne in qualche modo. Come cacchio faccio? Da qua? Sì. Non posso continuare così. Ok. Cos'è che mi fa stare bene, che mi piace? Mi piace fare video, ok, va bene. A questo punto cosa faccio? Unisco il fare video che mi fa stare bene a qualcosa che possa aiutarmi ancora di più. Quindi mi metto qua su YouTube a fare video di crescita personale, motivazionali, che possano farmi dire, cazzarola, ma se io faccio questo video non posso stare così di merda. E quindi in questo modo cosa ho fatto? Poco per volta ne sono uscito. Ci sta, ci sta. È stata una motivazione per te, è importante sta cosa. È stato ciò che mi ha permesso di uscire da quel periodo là e anzi... mi ha insegnato un botto di cose, anche perché se poi io ho anche il mio lavoro, è anche per questo, perché io al colloquio ho detto, ragazzi, io ho un canale YouTube, faccio questo, 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 ho fatto 200 video, poi ovviamente sparavo, figurati. Però faccio 500 video. Esatto, ho fatto tot mila video, ho fatto 100 milioni mila, di views. Capito, esatto. E quindi mi ha anche aiutato in quello. Sicuramente. O se no, altra cavolata, io prima ero timidissimo, cioè io con le persone non parlavo, facevo fatica. Da quando ho aperto il mio canale YouTube è uscito poi fuori la mia vera essenza. Io sono sempre stato così con tutti quelli che conoscevo da una vita. Mi mettevi magari su un palco, che cacchio facevo? Cioè, rimanevo là. Ma è normale. Oggi invece so parlare molto meglio rispetto a prima. So anche aprirmi con le persone in modo diverso. E questo è grazie a YouTube. No, ma le skill che ci stanno dietro sono enormi. Perché anche il fatto di iniziare a parlare davanti a una telecamera. Oh, io mi ritrovo delle volte alle 2 di notte davanti a un computer, davanti a una telecamera, a raccontare la storia della mia vita e mi sento un pazzo. Però è quel concetto del intanto sapersi esprimere, scrivere, tirare fuori idee, montarle, registrarle, crearle, formarle ed per poi pubblicarle e ricevere comunque delle risposte da parte del tuo pubblico. C'è gente che ti dice che ti fa schifo, c'è gente che ti fa i complimenti, c'è gente che ti fa la critica costruttiva. Quindi alla fine fare YouTube viene valorizzato dalle aziende sicuramente, però viene valorizzato perché ha davvero un valore, ha un valore assurdo, perché secondo me quando tu arrivi davanti all'azienda e dici io ho un canale YouTube, vuol dire che tu ti sai vendere, perché ti sai vendere. E trattando comunque di marketing, tu hai un'immagine, perché hai il personaggio su YouTube. E giustamente quando uno si mette, come dice Pirandello, davanti alla sua telecamera, si mette la sua maschera, perché non puoi essere così in tutti i momenti della vita. Se è così, stai raccontando un momento. Io sarei già dentro praticamente. Per dire. Però comunque tu stai raccontando un momento e ti stai vendendo, ovviamente rimanendo te stesso, raccontando cose tue, vere, successe, eccetera. Però stai vendendo un'immagine, stai utilizzando certi colori, stai utilizzando lo script, stai utilizzando i tag, stai utilizzando dei concetti affinché l'algoritmo accetti il tuo video, lo porti in alto. E se tu arrivi a fare ciò da solo, vuol dire che intanto sei autonomo. E secondo, lo sai fare per te stesso, lo sapresti fare anche per un'azienda. E quindi viene valorizzata ogni cosa. Questa cosa qui più che altro la spiego perché molte persone pensano che vabbè, fa lo youtuber, è un coglione. Non è così. Se tu fai se tu fai YouTube vuol dire che hai un qualcosa forse in più degli altri. Se tu sul curriculum c'è scritto youtuber, secondo me parti nettamente superiore rispetto a una persona che ha un 110 lode e poi magari non ha fatto nient'altro nella vita. Perché il fatto di creare contenuti vuol dire essere proprio a rapporto con altre persone, anche attraverso uno schermo. E in più creare contenuti, creare emozioni, creare idee, lavorarle e poi pubblicarle. E detto ciò, però volevo ricollegarmi a YouTube. Pensi che in futuro possa essere un lavoro o rimane e sarà per sempre un hobby? Allora, io sono convinto che non si possa mai sapere cosa possa accadere poi in futuro. Sono sincero, quindi di sicuro non mi metto oggi a dire domani sicuramente sarà un lavoro. YouTube mi ha permesso di guadagnare abbastanza in passato. Perché nasce dalla tua bio, perché nella bio tu scrivi preferisco farlo youtuber rispetto che all'ingegnere. È vero. Comunque, seguitelo su Instagram, poi vi lascerò il tag, il momento targhetta. Quella bio là a me ha colpito, nel senso, è stato uno dei motivi per cui ti ho contattato. Quando tu leggi una bio del genere, una persona che ti dice ok, ho studiato, mi sono laureato, ho un lavoro, però preferisco farlo youtuber, dici come è possibile? Una persona normale non può pensare una cosa del genere. Hai detto bene, una persona normale non può pensare una cosa del genere. Ti dico, io appunto non mi reputo un ingegnere. Cioè, sono ingegnere,
tra virgolette, perché in realtà non ho esami di Stato o cosa, quindi vabbè, io dico sono ingegnere, ma in realtà sono laureato in ingegneria gestionale. Sai che se no mica che poi... Io sono un dottore. Un dottore. È un dottore. per dire, capito, oggi è da tutti la laurea. Però... Però io non mi sento tale, o meglio, non mi sento me stesso in quelle vesti. Sono me stesso quando sono dietro la telecamera, davanti alla telecamera, perdonami. Sì. E quindi io mi sento youtuber perché fare YouTube è quello che mi piace, quello che mi fa stare bene. Poi dal dire preferisco fare lo youtuber a di lavoro voglio fare lo youtuber c'è un po' di differenza, anche perché so benissimo che non potrei fare la mia vita che faccio attualmente se facessi solamente YouTube, che ovviamente attualmente YouTube non mi dà, non mi paga abbastanza per vivere. Però, come vorrei vivere. Secondo il ragionamento che dicevi prima, sì, se lo mettessi come piano A e quindi ti concentrassi solo su quello, cosa che sì, più o meno io sto facendo, perché okay, io ti dico la verità, sto quasi mettendo davanti YouTube rispetto all'università. Ok. Io adesso sono al secondo anno, quasi finito, nel senso mi mancano 5-6 esami, finisco il secondo anno e per me YouTube per adesso è la priorità. Io adesso sono passate 2 settimane da quando sono iniziate le lezioni, non ne ho ancora seguita neanche una, perché per me YouTube è più importante in questo momento. Okay. E metterlo come piano A porterebbe però magari in futuro, magari un anno, 2-3, e ti caso, costanza, idee, poi i contenuti che hai fatto, come hai visto, molti hanno funzionato bene. Mm-hmm. Metterlo davanti potrebbe poi diventare un lavoro. Guarda, adesso mi butto giù da solo. È un rischio troppo grande? No, il problema sono io. Okay. La tipica frase che dicono tutte le ragazze quando... Sì. Quando... Il problema sono io. Beh. Perché? Perché io so benissimo, sì, che per come sono fatto io, per le idee che ho io, i miei contenuti non potrebbero mai portarmi a poter vivere di solo YouTube. Perché... Vai a momenti magari. Io, a parte l'andare a momenti, a livello creativo vado a momenti. Quindi io non riesco a trattare una nicchia sola. Ad esempio io ho parlato molto di università, di ingegneria gestionale. Il mio canale è andato molto bene grazie a ingegneria gestionale, ma io oggi non ho più voglia di parlare di quello. Domani magari mi tornerà la voglia e farò un video così a caso su quello. Ma io in questo momento ho bisogno ad esempio di... di sfogarmi, di fare di guerra, ad esempio, capito? Oggi ho fatto, per dire, un video super super ironico, quasi di black humor, capito? Perché per me YouTube è comunque una valvola di sfogo e devo sfogare la mia creatività, e in questo modo so di per certo che non possa diventare un lavoro in questo modo qua, perché non mi vado a creare una nicchia, non vado a creare un personal brand, non vado a trattare un argomento che ha comunque anche un CPM maggiore rispetto a, sì, 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 ad altri argomenti, capito? E di conseguenza so benissimo che non potrebbe mai diventare la mia unica fonte di guadagno. Per chi non lo sapesse, poi, il CPM, insomma, quanto vieni pagato per ogni 1000 visualizzazioni, e varia a seconda dell'argomento trattato. Quindi ci sono argomenti tipo finanza che pagano di più e argomenti tipo gaming che trattano di meno. Questo perché le pubblicità che vedete a inizio video dipendono da chi sta guardando il video. Se lo guardano dei bambini, sicuramente lo youtuber guadagna meno rispetto che se lo guarda un investitore. Detto ciò, però... È stato bravissimo. È importante saperlo, sennò poi non guadagno. No. Detto ciò, e ritornando però all'università, tu parlavi di laurea in ingegneria gestionale. Sì. Non hai cambiato, l'hai voluta comunque fare. A questo punto la consigli? Allora, sì e no. E ti spiego per quale motivo. La consiglio perché sicuramente è una laurea che ti apre un sacco di porte, come ti dicevo prima. Cioè io sono uscito dall'università, ho fatto giorni a ricevere mail e mail di offerte di lavoro, proprio tantissime. Okay. Cioè io mi sono trovato a non rispondere alle mail di offerte di lavoro. Più ah cazzo, un'altra offerta, vabbè, fa niente, la rispondo dopo. Proprio così, te lo giuro. Anche su LinkedIn, per dire che mi arrivavano offerte su offerte. Quindi sicuramente ha tantissimi vantaggi. Poi ingegneria comunque si dà... ingegneria intanto. Ingegneria, capito? Si chiama ingegneria. Bravo, quindi... è là che volevo arrivare. Quindi parti, anche se magari ingegneria gestionale è vista come l'ingegnere degli sfigati, sei comunque un ingegnere. Quindi questo, hai il tuo non so che di esotico, chiamalo nome, così, capito? È il brand, è il nome. Bravo. C'è quindi una pubblicità che ci sta dietro, che parti già qua. Capito? Quando, anche da datore di lavoro, ho assunto un ingegnere, non è la stessa cosa di dire ho assunto uno in economia. Penso il fatto di dire assunto un ingegnere, secondo me, acquisisce anche più valore il lavoro, sì, fatto. Sì, esatto, perché ne so, ah minchia, ingegnere gestionale, cioè ma quindi cosa fai? Gestisco tutto, capito? Cioè, puoi vendertela in questo modo e funziona.
funziona effettivamente. So. Poi al di là degli scherzi, delle cagate varie che diciamo, però comunque ingegneria ti dà un metodo che nelle altre università non hai. Cioè il metodo ingegneristico, quindi la formazione ingegneristica ti serve, ti può servire tanto. C'è da dire anche un'altra cosa, che però se tu vuoi fare ingegneria gestionale convinto di fare una sorta di economia un pochino più pratica, non è così. Sì, ti devi beccare analisi, fisica, elettronica, chimica, elettrotecnica, chimica. È ingegneria a tutti gli effetti. Bravissimo. E questo è un, tra virgolette, un problema per chi cerca di scappare dalle materie scientifiche, che in realtà anche in economia noi di matematica ne facciamo, ma non ne facciamo così tanto. Perché secondo me chi fa economia, poi questo è il mio punto di vista, secondo me chi fa economia vede le cose molto meno sotto l'aspetto dei dati. Voi siete molto più tecnici, bravissimo, molto più questo, allora dobbiamo fare una cosa del genere senza... Invece, secondo me, con l'economia è una cosa molto più filosofica, nel senso vai a vedere proprio il concetto, la macroeconomia, quindi vai ad ampliare a politica, a nazioni, a cose molto più in grande rispetto all'ingegnere che va proprio sul dettaglio, su cosa fa la differenza. Certo. E tu in un video dici una cosa che giustamente io che faccio economia mi ha fatto pensare. Tu dici, chi fa ingegneria ha quel qualcosa in più. Cos'ha in più? Allora, sicuramente è quello che dicevi tu, è il brand, okay. Il brand ingegnere che è in più. Oltre alla fama, in senso pratico? Hai sicuramente quel metodo ingegneristico di cui ti parlavo prima. Okay. Tu ti approcci, come dicevi tu appunto, l'economista si approccia ad un problema in modo un pochino più filosofico, più teorico. L'ingegnere invece in modo più pratico, più a livello di dati. Quindi questo ti può servire in tanti campi, cioè se ci pensi anche nel marketing, spesso i dati sono importanti. Andare ad analizzare dei dati che ti arrivano per poi magari, non so, pensare a una strategia futura è essenziale se ci pensi. Quindi spesso questo metodo ingegneristico diventa fondamentale e anche in situazioni in cui apparentemente sembrerebbe inutile. Quindi questo sicuramente. E tu poi, durante il tuo percorso di ingegneria, sei riuscito comunque a trovare il tempo per studiare marketing. Già il percorso di ingegneria, come quasi tutti sanno, è un percorso complicato, con tanti esami, e più che altro esami grossi, esami da tanti crediti, e quindi complicati. Trovare il tempo per studiare marketing. Toglievi tempo all'università o toglievi tempo al sonno? Dove lo creavi sto tempo? Perché non è facile. Allora, io sono sincero, non mi sono mai impegnato così tanto in università. Perché, come ti dicevo prima, non sono lo studente modello. Infatti una cosa che dico sempre nei video è non prendetemi come esempio. Io vi racconto la mia storia, ma fate il contrario. Perché non sono un esempio. Quindi diciamo che non è che dedicassi così tanto tempo allo studio in università. Poi mi sono trovato appunto in un periodo della mia vita particolare, un periodo in cui stavo vivendo tanti cambiamenti, no? L'università non mi dava più soddisfazioni, ero fermo da un po' con gli esami, mi mancavano sempre gli stessi esami che non riuscivo a passare. Quindi mi sono trovato anche in un periodo in cui avevo bisogno di sfogarmi in qualcos'altro. Da una parte ho trovato i video, dall'altra ho trovato questo argomento, il marketing, che comunque mi aveva incuriosito. E quindi ho iniziato... Come hai scoperto il marketing? Come sei arrivato a dire studio marketing? Che non è una cosa che scopri così. C'è stato un motivo, un qualcosa che ti ha fatto appassionare? Guarda, io sono arrivato al marketing tramite i social. Ok. Quindi hai presente i guru, no? Che escono fuori? Sì. E tipo dicevano... Vuoi guadagnare milioni di euro assurdo in un giorno? Sì, assurdo. Sì, fammi vedere come si fa. E iniziavo a leggere le cose. Ah, ok, alla fine mi vendo un corso. Va bene, ok, ho capito, non mi interessa. E uno, vuoi guadagnare un milione? Sì, leggevo, ah, mi vendo un corso. Sta a vedere una cosa, ma non è che forse il suo lavoro sta corsi proprio nel vendere il corso? Cazzo, sta cosa mi incuriosisce. Voglio capire come fare a vendere un corso in questo modo qua. E allora da là ho iniziato a documentarmi, a cercare su YouTube, che tra l'altro, cioè,
YouTube è una libreria incredibile piena di contenuti, cioè noi gratuitamente e possiamo imparare qualunque cosa. Tutto, è assurdo, ma esatto. La gente sembra che debba per forza pagare, anche se c'è un concetto che avevo sentito, non mi ricordo dove, che diceva che se tu non paghi, mm-hmm, non prendi le cose seriamente. Se tu ad esempio, se io ti offrissi questa tazza gratuita, sì, a te non interesserebbe. Sì. Se te la faccio pagare, tu la compri anche con 50 centesimi, più la paghi, più gli dai valore. Sì. La stessa tazza. E quindi secondo me il fatto che su YouTube ci siano talmente tante cose gratuite, la gente pensa, vabbè, sì, saranno delle pensa miliate. Che sono stronzate. Invece sono le stesse cose, perché anche il guru spesso adesso per marketizzare la cosa fanno video su YouTube per poi indurti a comprare, certo, il corso. Quel video su YouTube spesso e volentieri contiene l'80% di quello che dice nel corso. Bravissimo. Solo che a quell'80% non viene dato peso, viene dato peso a quel 20% perché è nel corso, l'ho pagato 3.000 euro. In realtà, gira e rigira, andavi un video sotto, trovavi la stessa identica cosa spiegata in modo diverso, sì, sì, magari sì, da un'altra, certo, prospettiva. Proprio così. Anzi, ti faccio un esempio proprio semplicissimo. Sì. Per tornare all'università, sì, mio ultimo esame è stato economia. Okay? Ok, orale di economia, il mio ultimo esame. Mm-hmm. Avevo studiato, strano, in realtà non è che fossi così tanto preparato. Okay. La mattina cosa ho fatto? Ero in macchina, io da casa mia all'università ci metto più o meno 40 minuti, ho detto, sai cosa faccio? Non so benissimo questo argomento, lo cerco su YouTube e mi ascolto un video mentre vado in macchina. Ho messo, non mi ricordo che quale fosse l'argomento, però vabbè. L'hai capito meglio da YouTube? Che... Oh, ho ascoltato quei 20 minuti di video, sì, cazzo, è che quasi... mi ricordo qualcosa di quello che ho sentito. Mi mancano 20 minuti, ne metto un altro di video, ok? Cambio argomento, faccio questo argomento qua che secondo me non lo so benissimo. All'esame mi ha fatto due domande all'esame. Quelle due là. E ho detto esattamente le cose che mi ricordavo dal video e sono passato. No, ma è molto sottovalutata come cosa. È molto, molto, molto sottovalutata, sì, sì. Ma io penso che alle superiori ho fatto, non mi ricordo come si chiama, è quello che fa matematica, Elia Bombardelli. Ok, YouTube che fa matematica. Sì, Elia Bombardelli. Io ho superato tutte le verifiche. Sì. Perché non erano esami. Tutte le verifiche. Saperlo prima lo facevo anche io. Tutte. Io tutte le verifiche le ho superate grazie ad Elia Bombardelli. Avevo un prof di matematica abbastanza bravo. Uh-huh. Però allo stesso tempo io non studiavo quasi mai. Mi arrivavo un giorno prima, mi guardavo 5, 6, 7, 8 video. Parlava di integrali, derivate, limiti, tutto. Lui proprio parte da zero. E ti racconta tutto, te lo spiega bene. L'hanno chiamato anche in varie università, eccetera, a spiegare, perché è un fenomeno. Ma ti spiega le cose talmente semplici che tu le vai a sentire a scuola e non capisci la mazza. Sì. Prima mi stavi parlando del fatto che ti sei appassionato al marketing, sì, tramite i guru. Ma come hai gestito questo periodo di self-education? Nel senso, tu ti sei appassionato al marketing, ma ti sei formato da solo. Sì. Quindi, come sei passato dall'università e basta al... università, lavorare e riuscire anche a aver tempo per formarti, e come ti sei formato? Allora, come ti dicevo appunto, ho iniziato ad avvicinarmi al mondo del marketing tramite i guru, no? Okay. Quindi ho iniziato a esplorare questo mondo perché volevo diventare uno di loro, in poche parole. Sì. Quindi, come ho detto prima, mi sono inizialmente formato tramite YouTube, quindi ho iniziato a guardare video su video. E poi ho iniziato a leggere qualcosina di più specifico, quindi ho preso qualche libro, ma anche là in realtà, come ti dicevo prima, tantissimi contenuti li ho trovati gratuitamente su YouTube, quelli, okay, erano già pazzeschi di loro. Poi là mi sono reso conto che effettivamente quegli argomenti mi piacevano, era qualcosa che potevo davvero trasformare in un lavoro, cioè mi sarebbe piaciuto, in un futuro mi sarebbe piaciuto trasformarlo in un, sì, lavoro. Sì, però te ne rendi conto proprio a tatto quando becchi quegli argomenti che, esatto, dici, ok, questo è un argomento pesante che se ho la padronanza dell'argomento in generale posso trasformarlo in un'entrata economica. Esatto. Posso monetizzarla. Ah, tieni conto di una cosa, io ho un deficit dell'attenzione, mettiamola così. Ma quello in realtà un po' tutti, se ci pensi. Te lo giuro, io inizio a fare una cosa, è molto difficile che io rimanga concentrato su quella cosa per più di 10 minuti. Ti deve piacere. Ok. Quando ho iniziato a guardare video di marketing, li ascoltavo e rimanevo là anche 20 minuti, mezz'ora. Ti deve piacere. Cioè, deve io piacere. Ero il primo a dire, ma che cacchio fai i video di mezz'ora che non te li guardo neanche? Cioè, per dire, sì, sì, anche sì, quelli sì, che sì, guardavo. E quindi là mi sono reso conto che fosse qualcosa di molto interessante. Poi, vabbè, comunque te l'ho detto, in università ho fatto un esame di marketing B2B. Sì. E quindi quell'esame comunque mi era piaciuto. Ho fatto altri esami
in qualche modo vicini a queste materie, tipo digital business, se non mi sbaglio. Ok, una roba del genere. E ho detto, cazzarola, sai che io voglio fare questo. Cioè, poi comunque ero vicino al mondo dei social, perché già da quando ero diciottenne ho iniziato in qualche modo a buttarmi sui social per guadagnare. Ok. Quindi ho iniziato a vendere un po' di tutto tramite Facebook, così. Hai fatto... Ho fatto un mashup. Niente di Mi piacevano i video. Io non ho mai studiato niente. Ok. Cioè, non ho mai fatto nulla di specifico, okay, di professionale, mettiamola così. Sì. Tutto quanto fatto per conto mio. E anche ad esempio i video, io sì, l'ho fatto tutto quanto da solo, non ho mai studiato nulla. Poi sono andato a lavorare per un sito di videogiochi. E là, diciamo, ho imparato cose nuove. Sono andato da un'altra parte, ne ho imparate altre, ho messo insieme. E là poi, quando unisci, sì, poi è difficile che tu non riesca a trovare la tua strada. Anche poi la somma delle competenze, perché impari con una competenza di qua, una competenza, certo, di là. Poi hai un bagaglio proprio di competenze che è davvero importante, che poi le mixi e crei fuori qualcosa di interessante, perché le competenze ci sono, la materia prima c'è, è quello che importa. Poi la ricetta la trovi. Una volta che c'è la ricetta, le materie prime, crei quello che vuoi. Però mi volevo concentrare sul fatto che qual è stata la differenza tra studiare per l'università, per superare un esame, e studiare per te stesso. Ok. Perché il marketing tu l'hai approcciato come studio per me stesso, mm-hmm, nessuno mi esamina. Perché devo studiare questa cosa qua? Perché la devo studiare bene? Qual è stata la differenza? Allora, la differenza è stata esattamente quello che dici tu, il fine dello studio. Ok. Io appunto non studiavo per un voto, studiavo perché volevo farlo. Cioè, a me interessava capire quello che leggevo, quello che studiavo. Non avevo bisogno di dover dimostrare a qualcuno di saperlo alla lettera per prendermi il mio 30, capito? Non ne fregava niente. E il non avere appunto quello scopo, un numero come scopo, ma avere come scopo il sapere, già ha cambiato tutto per me. E ripeto, io ero un pessimo studente, lo sono tuttora. Cioè, quindi non ho mai e dico mai avuto voglia di studiare. Anche a livello di passione, secondo me, arrivi più carico a farlo, e se, non essendo obbligato, sei più carico nell'approcciare l'argomento, perché tu dici ok, mi piace, lo faccio. Sì, 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 sì. Invece il fatto di avere delle scadenze, degli esami, degli argomenti specifici da sapere, secondo me risulta anche pesante. Più che altro che per voi che erano un sacco tecnici e quindi c'erano troppi argomenti dove o quello o quello, nel senso, non è che sì, potevi girarci attorno, o lo sai fare. Poi, o non lo sai, certo, fare. C'è anche da dire una cosa, che appunto ero io a scegliermi gli argomenti, capito? Okay. Tipo a me, non so, in quel momento ero più indirizzato verso il social media marketing. Sì. Io studiavo solamente quello e mi piaceva. Non dovevo seguire un programma prestabilito, ok? Però ti quindi capitava. Anche questo. Poi mi capitava ovviamente di beccare argomenti un pochino meno vicini a me. Ci anche sta. Meno interessanti per te. Li studiavi, sì, comunque. Anche meno interessanti. Sinceramente, li leggevo, guardavo qualcosina, poi dicevo ma sì dai, ma lo faccio più avanti, e quindi passavo a quello che più mi piaceva. Poi comunque ci sono tornato. Questo però è un problema. Sicuramente. Me, sì, sì, sì. Perché all'università una cosa bella è che quando ti esaminano dovresti sapere tra virgolette, sì, 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 tutto. Poi sai com'è, ti fanno delle volte due domande in realtà. O due, certo, domande non possono sapere se tu hai studiato due libri. Ti fanno due domande e spesso sono le due che sai o le due che non sai. Però il fatto di studiare da soli risulta anche difficile per questo motivo, perché tu studi quello che ti piace e spesso vai a lasciare da parte quello che non ti piace. E questo nella tua formazione finale potrebbe essere un problema, perché magari hai dei buchi a destra e a sinistra di argomenti che non ti piacciono. Certamente, sì, sì, sì. Ma ti faccio un esempio. Sì. Io appunto mi sono concentrato molto sulla parte di social media, ad esempio, no? Uh-huh. Quando poi mi sono trovato a dover lavorare in questo campo, mi sono reso conto di avere qualche lacuna. Come chiunque del infatti, resto. Infatti. Mi sono trovato a dover gestire un progetto di SEO in azienda. Okay. Come fai a gestire un progetto di SEO se tu il SEO non lo conosci? Puoi. Non lo quindi fai. Mi sono dovuto rimetterla a studiare e a riprendere il SEO che avevo sì magari visto velocemente così, sì, ma che non avevo assimilato, e di conseguenza l'ho dovuto farlo. Quindi alla fine, anche se non sei in università ma ti ritrovi in un percorso di vita, in un percorso lavorativo, poi per forza di cose devi studiare. La cosa che, di cui mi sono reso conto è che alla fine della vita dobbiamo sempre studiare. Ah, non finisci più. Esatto. Non finisci, ma perché non c'è una fine, un termine, non ci sono un tot di competenze che tu dici ok, sono arrivato a livello 100, esatto, ho finito il gioco, è un gioco infinito.
E una cosa che però tu hai detto è: sono arrivato al lavoro, mi hanno detto questo, io non lo sapevo e ho iniziato a studiarlo. Quante cose sapevi già quando sei arrivato, okay, e quante non sapevi? Erano molte di più quelle che non sapevi, immagino? O al contrario? Sì, erano molte di più quelle che non sapevo, anche perché ovviamente io, non avendo fatto un percorso indirizzato a quello, non potevo avere una preparazione teorica di appunto uno studente di marketing, capito? Sì. Quindi erano tante le cose che non sapevo. Erano anche tante le cose che sapevo solamente io, perché avevo fatto il mio percorso. Quindi c'era anche questo. Eri diverso, eri la pecora nera di mezzo. Capito? Eri in particolare. Avevi... Cioè, io ero quello che, ad esempio, sapeva fare video. E là dentro nessuno sapeva farli. Ero quello che magari aveva lo spunto creativo, perché avevo lavorato con i miei nel settore della moda, anche che sembra una cazzata, ma in realtà ti dà un'apertura mentale diversa. Sì, sì, sì. Poi sì, magari ne sapevo di più dei social, perché appunto era la cosa che mi piaceva di più. E quindi sapevo più cose di altri in alcuni argomenti. Ma come ti dicevo prima, mi sono trovato con delle lacune che ho dovuto colmare per forza, perché sì, poi appunto quando ti danno un progetto o lo fai o lo fai. Quindi là mi sono trovato obbligato e quelle lacune ho dovuto allora, colmare. Ti faccio due domande che sicuramente prima se non me le dimentico. Allora, la prima, possiamo dire che all'università ti insegnano ad andare in questa strada qua, sì, per raggiungere questo obiettivo, sì, qua? Se tu studi da solo potresti arrivare da questa strada qui, che è un'altra, e avere una visione diversa che però ti porta allo stesso risultato, però ti permette di differenziarti rispetto alla massa, perché la massa ha seguito questo percorso, questa massa qui la metti qua e fuori, non sa cosa fare. Sì. Te, se ti mettono magari qua, 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 attorno, sai comunque raggiungere l'obiettivo, sai adattarti, perché sei stato più abituato al problem solving, al tanto di principio non lo so e quindi devo trovare una maniera per saperlo. Sì. Invece spesso secondo me l'università ti mette nella situazione del questa è la soluzione del problema, ok, quindi devi applicare questo, tu lo studi e lo applichi. Invece spesso quando non sai niente tu parti e dici ok, c'ho il problema, in qualche modo devo fare, non so neanche qual è la soluzione, quindi testo, provo, faccio. Possiamo definirlo così? Allora perdonami, è troppo, non è che hai un altro goccio d'acqua? Sì. Grazie mille, gentilissimo. Che mi sto ammazzando. Freddo, va bene? Va benissimo. Minchia, montare sta roba diventi pazzo, te. Passo 10 ore di montaggio, io 12. Io monto video da 2 ore. Più che altro è un casino quando monti video con webcam e video, nel senso video tipo a schermo. Tipo webinar. Sì. Ed è un casino. Lì perché devi, tipo, io ogni volta devo ingrandire l'immagine quando parlo io, la rimpicciolisco quando devo far vedere le cose, quindi ingrandisci, picciolisci, ingrandisci, picciolisci. Magari hai periodi in cui... Ti servirebbe una stream deck. Quindi ti stavo dicendo, se secondo te, diciamo che l'università ti porta ad avere un'unica soluzione rispetto magari a chi ha competenze acquisite da autodidatta e quindi riesce a vedere più soluzioni, perché magari... Partiva già dal presupposto di non sapere il concetto. Quindi come la vedi tu? Sono troppo catastrofico io? No, diciamo che l'università è un'autostrada. Ok. Ok? È una strada dritta. Sì. In cui puoi andare anche molto veloce. Sì. Che ti porta ad un punto ben preciso. Lo studiare da solo invece è più una strada, panoramica. Ok? Ok. Passi dalla montagna, vai al mare, dura di più. Perché ovviamente è molto più difficile, non hai un percorso prestabilito, sì, non hai delle scadenze che ti impongono, quindi spesso te la prendi comoda, come quando, non so, vai al mare, fai il percorso panoramico, te la prendi comoda, ti fermi qua, sì, vai dall'altra parte, e quindi sicuramente a livello di efficienza l'università spesso ti aiuta. Però, come dici tu, il poter viaggiare, il poter cambiare percorso spesso ti permette di vedere lo stesso percorso da più prospettive, da più inquadrature, e questo ti aiuta a farti un pensiero critico, sì, anche diverso da quello dell'universitario, e come dici tu ti permette di fare un background di conoscenze e esperienze che non faresti mai in università. Poi tieni conto di una cosa, che l'università non ti insegna a lavorare.
questo è quello che penso io, ovviamente. Sono d'accordo. Non ti segna lavorare. Sono d'accordo al 100%. Quindi chi esce dall'università non sa lavorare. È stato creato per arrivare a quel punto là. Sì, sì. Quindi sa benissimo stare in questa autostrada. Ma quando esce poi dall'autostrada, anche lui dovrà imparare da solo a muoversi tra le varie strade panoramiche. Sì, 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 sono quindi d'accordo. Io la penso così. Ma infatti io poi il consiglio che do in quasi tutti i video è: non fate solo l'università. Fare solo l'università per me vuol dire davvero uscire, che sai tanta teoria, anche magari 110 lode, tutta la teoria del mondo, sì, la sì. Sai, però poi, nel senso, poi tu sai quello e basta, nel senso tu non hai una visione di cosa vuol dire andare a lavorare, non hai anche la minima idea del timbrare il cartellino, avere un superiore, riuscire a stare in un posto di lavoro, riuscire a rapportarti con delle persone, lavorare di gruppo, lavorare in trasferta, muoverti. Sì, certo. È una cosa che l'acquisisci solo se la vivi. Se non la vivi, non è che puoi guardare un video su come si sta sul posto di lavoro. Sì, sì. Sarebbe facile, però non avrebbe senso, giustamente. E l'altra domanda che ti volevo fare è: queste competenze qua, sì, che tu hai detto che hai dovuto, ad esempio, ti hanno chiesto una cosa, tu non la sapevi fare e hai studiato, le imparavi in azienda o sempre da autodidatta a casa? Ok, allora, un po' un po', perché okay, comunque l'azienda mi ha fornito degli strumenti per studiare. Cioè, ad esempio, la mia capa mi aveva dato dei suoi documenti, dei suoi testi, no? Okay, da sì, cui poter prendere quelle informazioni. Quindi tanto materiale mi ha dato loro, tante cose me le ha insegnate lei addirittura in prima persona. Quindi, cioè, loro mi hanno aiutato tanto. Poi c'erano cose che magari volevo approfondire io, no? Perché mi vedevo di essere un po' carente in quell'argomento, in quella, sì, in quella precisa micro argomento, esatto, in quella, nello specifico, capito? Quella... E quindi di mia spontanea volontà andavo magari ad approfondire quell'argomentino là, facevo magari due ricerchine su quell'altra cosa, dicevo: sai che questa cosa non mi torna, vado a leggere velocemente giusto per capire. E questo lo puoi fare solo se sei appassionato, nel senso, sì, io vedo il 90% delle persone che fanno un lavoro, arrivano a casa e odiano sentir parlare di quel lavoro, ma proprio lo odiano. Sì, sì. Tutto questo perché spesso si va a fare un lavoro che non ci piace, ma solo per soldi, solo per fama, solo per piacere agli altri. E quindi ti trovi una situazione del: ok, scelgo una cosa, fa piacere a tutti che io abbia scelto quello, ma a me fa schifo. E sta cosa è davvero difficile. Infatti ti volevo chiedere: ma tu hai fatto ingegneria, sì, i tuoi genitori, la gente che ti sta intorno, te in primis, come l'avete preso questo passaggio al marketing? Perché è comunque un passaggio anche concettuale. Ok. In famiglia, tipo, io ho studiato elettronica alle superiori. Quando ho detto ai miei che andavo a fare economia, mi hanno detto: ma tu hai studiato 5 anni di elettronica, perché devi andare a studiare economia? E gli ho detto: perché elettronica mi fa schifo. In 5 anni sono riuscito a capire, certo, che mi faceva schifo. E loro mi hanno detto: ok, ma hai passato davvero 5 anni studiando la roba che non ti servirà più? Ho detto: è un'esperienza, è servita. Se mi fa schifo, non è che posso andare a fare per forza ingegneria elettronica. Mi fa schifo, non mi piace, certo, andrei male. Però è difficile da comprendere come cosa. Però magari, per dirti, nella mia situazione, io mi trovo in una situazione dove potevo tranquillamente fare ingegneria e andare a prendere di più, perché probabilmente l'ingegnere medio prende di più dell'economista medio. Sì. Anche per una questione di soldi, tu come la vedi? Tu, secondo me, da ingegnere potresti guadagnare molto di più, probabilmente. Sì, sì. Perché e quanto conta, secondo te, il fatto che ti piaccia un lavoro rispetto a quanto vai a guadagnare? Se ti proponessero 4K al mese da ingegnere, cambieresti? Ti posso dire una cosa? Ti faccio questo esempio. Mi hanno proposto, fai 6 mesi fa più o meno, sì, 4K e mezzo al mese, ok? Per fare più o meno lo stesso lavoro che faccio io adesso, sì, ma in Svizzera. Ok. Io ho detto di no, semplicemente perché là non avrei avuto il mio ufficio. Cosa vuol dire questo? Che per quanto mi riguarda, poi c'è io gente sono... gente che si sta strappando i capelli. Sì, sì, ma anche io, non vi preoccupate. Cioè, cosa vuol dire questo? Che... per quanto mi riguarda, ripeto, ragionamento del cazzo sbagliatissimo, ma la propria serenità è la cosa più importante. E io non baratterei mai dei soldi in cambio della mia serenità, della mia felicità, del mio stare bene. E se in quell'ufficio sto bene, so di poter fare quello che mi piace, so di poter essere felice lavorando, io ho già tutto. Cosa me ne faccio di uno stipendio più alto se poi non sono dell'umore giusto per poterlo sfruttare? È una cosa assurda. Preferisco guadagnare qualcosina in meno, no? Arrivare con fatica a guadagnare di più, no? Farmi la mia scalinata,
ma farlo in un posto dove sto bene. Essere e non vuol stabile. Dire lavorare di meno, perché per dire oggi io alle 7 ero là a cercarmi argomenti che volevo approfondire nel frattempo, perché c'è una cosa che non mi ricordavo, me la sono andata ad approfondire alle 7 di sera, quando magari in Svizzera ho staccato ad un'ora e mezza, capito? Sì, sì, ma è il concetto però che ci sta dietro, è il fatto che i soldi non vanno a ripagare la tua salute mentale. Esatto. Perché io davvero vedo un sacco di gente che a 40 anni si ritrova ad, come dice Ernia, tra l'altro, che l'unica soddisfazione che hanno è la moglie, che si spera che non sia come un termosifone, nel senso brutta. Nel senso, tu ti ritrovi a 40 anni dove non hai soddisfazione nella vita, certo. Fai un lavoro che non ti piace, vivi in una relazione che spesso ti fa schifo, vorresti mollarti. Infatti l'esempio della moglie del termosifone. Quindi ti trovi in una situazione di merda e l'hai scelto tu, certo. Tu hai scelto il tuo percorso e tu l'hai fatto spesso solo per i soldi. Tu che hai studiato 10 anni non penso che davvero sognassi di fare questo. L'ambizione maggiore è avere una donna che non sembri il termosifone. C'è un sacco di gente che magari guadagna più di altra gente, che magari fa quello che ama. Cioè, ci sono davvero musicisti che amano appena arrivano a fine mese, ma amano quello che fanno. Certo. E c'è gente che guadagna 10-15 mila euro al mese, lavorando 20 ore al giorno a momenti, però non se li godono e non li sentono neanche propri. Nel senso, sono dei soldi, sono dei numerini che vanno su sul conto bancario, sì. E in realtà non sentono neanche il gusto. Non sono un ipocrita, cioè fanno comodissimo, anzi, scherzi. Cioè io sono il primo, nel senso, io sono un malato di soldi. Attenzione, ci tengo a sottolineare questa cosa qua. Ma scherzi. Però senza dare spazio alla propria felicità, senza curarsi di questo aspetto, i soldi non servono a nulla. No, ma io sono della tua stessa idea, perché io sono malato di soldi. Nel senso, io da quando avevo 14 anni che l'idea è voglio fare soldi, punto. Voglio fare soldi, qualunque modo, legale ovviamente, però volevo fare soldi. A me non interessa. Anche quello. Provate tutte. No, io per forza legale, perché anche in famiglia mi romperebbero troppo. Mm-hmm. Quindi è legale, però voglio fare soldi. Però anche lì adesso mi ritrovo spesso ad montare, non so, 8-10 ore di video, ma lo faccio felice. Io davvero, a me è capitato un giorno che mi ero alzato, tra l'altro era Ramadan, e non potevo né mangiare né bere. Mi sono svegliato e ho montato il video tipo, se non sbaglio, da mezzogiorno fino alle 8:30 in cui potevo mangiare. Quindi da mezzogiorno alle 8:30 sono rimasto in camera, non sono uscito se non per andare in bagno, basta. E questo per me non era lavoro. Nel senso, io mi divertivo nel farlo. Certo. Quindi se uno mi dicesse, guarda, ti riesci a mantenere e lo fai tranquillamente come lavoro, io lo farei. Potrei prendere magari 5.000 euro in più facendo economia, nel senso facendo il manager in un'azienda di francobolli, non mi interessa. Uh-huh. Ma perché non proverei le stesse sensazioni, la stessa passione nel fare quel determinato lavoro. E secondo me questo è un concetto che da molti non capito, e magari forse anche giustamente, che mi dicono, ma io dimmi cosa devo fare e per 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euro al mese te lo faccio, non mi interessa. E non è solo una questione di soldi, poi giustamente ci sarà chi dirà, ma i soldi sono fondamentali, sono questo, sono quell'altro. Però se non stai bene mentalmente, io ho lavorato in fabbrica, io la mattina quando ci andavo piangevo a cuore. Certo. Cioè, io ti giuro che fare l'operaio la mattina, ti giuro, ma non piangevo a livello di occhi, non scendeva le lacrime, ma guardavo quel posto di lavoro e non era depressione, ma poco ci mancava. Come cazzo ci sono finito? Ma mi dicevo, ma come cazzo è possibile? Beh, ma la stessa cosa, per dire, l'ho vissuta anch'io lavorando con i miei genitori, che tu dici, cazzo, lavori con i tuoi genitori e stai male. Io non ce la facevo, capito? Cioè, per me era proprio quasi una tortura. Che poi era una doppia tortura, perché poi ti senti anche in colpa lasciare quel posto là, capito? Perché sai che fanno affidamento su di te. Sì, sì. Ed sì. È comunque la tua famiglia. E io uguale, andavo in ufficio la mattina e non volevo stare là, non vedo l'ora di tornare a casa. E io non potevo passare la mia vita in questo modo qua. Poi tu prima mi hai parlato anche di quelli che lavorano, cioè hanno la moglie, sì. Che, capito? Cioè, il problema è che poi se tu sei così al lavoro e non stai bene sul posto di lavoro, non fai qualcosa che ti piace, poi dopo ti sfoghi a casa, sì. Ti sfoghi con le persone che ti stanno attorno. Sì. E io lo vedo anche nelle relazioni che ho avuto. Finché io facevo un lavoro che non mi piaceva, facevo un percorso di studi che non mi piaceva, io ero una persona diversa anche con chi mi stava attorno.
oggi che invece faccio un lavoro che mi piace, ho una vita che comunque mi piace, con la persona con cui sto, sono una persona totalmente diversa. Capito? Sì. No, ma ti capisco. Ti capisco, perché anche lo stress, anche mentalmente, ti trovi, come dire, oppresso e non riesci a neanche esprimere quello che in realtà sei. Perché tu sei magari fisicamente qua, ma mentalmente sei da un'altra parte e stai pensando al fatto che, non so, domani dovrei di nuovo essere in quel solito posto di merda, con le solite persone di merda, che magari con cui non vai d'accordo. Quindi è quel concetto del sto facendo una vita che mi fa schifo. E quindi mentalmente tu ci sei, no, mm-hmm, fisicamente ci sei, ma mentalmente non riesci a concepire questa cosa. Tu dici, ho studiato 40 anni, ho studiato 20 anni della mia vita, sì, sì, per arrivare in un posto di lavoro che mi fa schifo, per magari dover litigare con la moglie su chi paga il gelato al figlio. Nel senso, sono concetti di vita, secondo me, che sono abbastanza complicati da portare, sì, su YouTube, sì, sì. Detto ciò, penso che siamo arrivati alla fine del video. Ti lascio chiudere il video, quindi a te. Ma devo farlo come ti pare? No, non dirmelo. Non va bene. La taglio. Fidati. Non la taglio. Vuoi avere ancora un canale YouTube? Non, sì, darmi. Nel senso, non darmi. Rimaniamo nel politica di cosa. Ok, va bene. Mi ha messo un vincolo, meno male. Detto ciò, allora, è stato un piacere. Innanzitutto, stare qua con te. Piacere assurdo. È stato un piacere. È stata una bellissima intervista. Lunghissima, sì, ma ti posso assicurare che mi è volato il tempo. Sono super sincero, forse anche di più, secondo me. Ah, sì. Proprio mi è volato il tempo, e quindi sono stato super contento di poter, appunto, raccontare un po' quella che è la mia persona, ma anche poter raccontare ad altre persone delle esperienze che comunque possono sicuramente essere utili, magari. Altri. Era una storia interessante, secondo me. Io appena ho visto il canale, infatti poi ve lo lascerò qua in descrizione, sono andato a vedere il canale, ho detto ok, già sul video con Montemagno, su Montemagno in realtà, e i vari video su ingegneria gestionale, il fatto che hai studiato marketing durante una laurea in ingegneria, sono tutti dei concetti che almeno io riesco a valorizzare, perché so cosa ci sta dietro, perché studiare all'università e fare altro non è da tutti. Ma studiare all'università e fare altro, e fare di quell'altro un lavoro, è una cosa assurda, complicata, e in pochi ci riescono, perché bisogna avere determinazione, costanza e voglia per poter raggiungere quegli obiettivi. Quindi, consiglio finale, non fidanzatevi, perché sennò poi lei vi molla. Voi andate in depressione, aprite il canale YouTube, iniziate a fare video del cazzo e poi non ne uscite più. Mi raccomando, consiglio per tutti. O no, mi appoggio su questo? Sì, sì, d'accordissimo. Perfetto, a posto. E poi non scegliete ingegneria, perché non ci sono ragazze. Bravissimo. Scegliete economia. No, beh, gestionale tante. Un po' di più. Ma tipo aerospaziale. No, non fatelo, zero, via. Fate psicologia. Fate qualcos'altro. Mi raccomando. Materie umanistiche. Bravissimo. Detto ciò, ragazzi, siamo arrivati alla fine del Aspetta video. Aspetta un secondo. Ho l'ultima perla da dire. Sparala. Ricordatevi sempre che in qualunque percorso universitario, sì, la presenza della matematica, sì, è inversamente proporzionale alla presenza della figa. Bravissimo. Detto ciò, possiamo chiudere il video. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al suo canale, perché è molto bravo. Andate a vedere il canale del nostro mitico ospite. E detto ciò, ci che vediamo. Che sono meno bravo di lui. Detto ciò, ci vediamo al prossimo video.